Nel 1640 Giovanni Mosca inizia i lavori di costruzione di una residenza estiva consona al prestigio della famiglia. Nel 1763 sarà Carlo Mosca a dare inizio ai lavori di ristrutturazione e abbellimento della sua caprile, adeguandola al rango della famiglia, ormai tra le più ricche della città. Il complesso di Villa Caprile è costituito dall'edificio principale, i due blocchi che chiudono il cortile interno e l'oratorio. Oltrepassando il grande portale si entra nell'atrio dell'edificio principale. L'atrio della villa è collegato al pianerottolo del mezzanino da due rampe di scale simmetriche. La doppia scala che collega l'atrio al pianerottolo del mezzanino presenta balaustre abbellite da busti in pietra. Stanza della caccia. La scala che porta al piano nobile è piuttosto modesta, conduce a un disimpegno con il soffitto dipinto a rappresentare una voliera. Questo soffitto è posticcio, ad altezza ribassata rispetto a quello delle altre sale di questa parte e copre la metà della volta originale della stanza della musica. Stanza di Ercole. Il soffitto è coperto dal fogliame e dai rami di platano, al centro in un tondo, un putto mostra il giglio fiorentino che accompagna sempre le insegne della famiglia. Intorno sono presenti immagini di episodi della vita di Ercole bambino e dipinti relativi alle 12 fatiche dell'eroe. Stanza di Orfeo. La parte residua di soffitto della stanza della musica mostra dipinti rami di quercia e olivo, un violino nell'oculo che era al centro e fa appunto supporre che fosse la stanza dedicata a Orfeo. Il salone è la stanza più ampia, al centro del soffitto un riquadro con Cerere, Bacco e Venere. I dipinti sono un'allegoria della fertilità e della floridezza, quattro divinità a rappresentare le stagioni, Flora la primavera, Cerere l'estate, Bacco con uva e viti l'autunno, Bora l'inverno. Ai loro piedi si mostrano i doni della terra, grano, verdure, frutta. Nelle lunette semicircolari sono dipinti episodi della storia di amore e psiche. Frammenti pittorici originali emersi nei restauri recenti. Il pesarese Cesare Begni dipinse a tempera le decorazioni di camere e salone all'epoca della costruzione dell'edificio. Il salone e le 8 stanze del piano nobile sono la parte più importante della villa, ma solo in 3 di questi ambienti è visibile la decorazione dedicata a figure mitologiche, nelle stanze rimanenti è purtroppo andata persa o coperta da successive intonacature. L'Istituto di Istruzione Superiore, che ha sede in Villa Caprile, è intitolato ad Antonio Cecchi, esploratore e capitano della Marina nato a Pesaro nel 1849.